avevo ancora visto una dirigenza che già volevo montarci sopra. Fin da bambino sognavo di star lassù, con in mano le redini di un tiro a sei, con accanto il corriere col fucile tra le gambe e di far schioccare 7 metri di frusta sulle criniere della coppia di... 30 miglia al giorno, il solo lavoro che avessi mai desiderato. Viaggiare sulla linea principale fino a Deadwood, a Tombstone, a Rawhide, a Silver City, all'West, fino alle colline nere e alla terra dell'oro. Andare in posti che quelle caffettiere della strada ferrata non hanno mai visti, trasportando bagagli e passeggeri, oro e la posta degli Stati Uniti. Ebbene, guido una diligenza, se così si può chiamare far la spola fra Weed Creek e Red Rock su questo trabicolo. Appollaiato lassù accanto al vecchio zio Ben, a mangiar polvere e a sgolarsi coi muri. Indietro con quell'ammasso di legno marcio. Indietro tu, questo è un postale. Sia quel che sia, scende e sgancia la tua ruota o te ne sbarbichiamo. Sganciala tu. Forse ha paura di sporcarsi le babucce. Portagli via le orecchie. Ti è caduta la frusta. Pensa all'altro, Reis, questo è mio. Non importa, figliuolo. Lui non ci romperà più le scatole. Frustaci i tori. E ora vedi di sganciare quella ruota. Va avanti, Clem. Giornata tranquilla, eh? Viste di peggio. Red Rock si sta affollando. Bisogna allargare le strade. Meno male che eri qui. Avevi addentato un osso duro. Sì, ma quando sei arrivato tu sei intenerito. Meglio portare la posta a Bowen. La sta aspettando. Quale posta? Non ci sono che un pacchetto e 3 galline dei passeggeri. Di guidare è quello. Io seguo sempre le sue istruzioni, signor Bowen. Risparmiarli fuori e farli correre in città per far bella figura. Ma quei bovi rognosi si sono cacciati in mezzo. Un'altra volta scegliti qualcosa di meno solido da incrociare. Rovinami un altro muro e poi cercarti un altro posto. Tieni, porta questo. Aspetta, c'è anche la ricevuta da firmare. Pensaci tu, zio Ben. Il vecchio Liu ha i denti su di te. Quello sta sempre su quella sedia a cercare ragioni per arrabbiarsi. Ne ho fin sopra i capelli, Reis. Oh, calmati, ragazzo. In fondo non è cattivo. È un po' testa dura, ma è il più bravo sovrintendente della zona. E non credere che ci abbia passato tutta la vita su quella sedia. Liu guidava su questa linea quando i banditi spadroneggiavano. Non passava un soldo fra qui e Julesburg. Ricordo che una volta io e Luke giocavamo loro un tiro insieme a Tom Davison. Tom e un paio d'altri vestiti da donne viaggiavano dentro come passeggeri. Un arsenale viaggiante. Beh, ci attaccarono verso Lane's Creek. Avevano gettato un albero attraverso la strada. Io gridai al conducente, tagli a sinistra e va avanti. E andammo proprio in bocca alle bocche di 10 fucili. 8. E tu che ne sai? Ne stesi 2 prima che ti svegliassi. Come va, Tom? Bene, lei. Te ne fai uno? Pago io. L'ho capito dall'attenzione che ti prestava Jess. Buongiorno, Ray. Buongiorno. Ehi, Ray, come sto? Bene. Ecco, sogno o son destro? I tuoi vestiti da lavoro? Quasi non ti riconoscevo così tutta coperta. Vado a un matrimonio. Matrimonio? Mm? Abbandoni me per un marito.
No, mia sorella si sposa su a Silver City. Prenderò la principale oggi. Ah, bene, viaggeremo insieme. Race, non è la tua corsa oggi? Quando Bowen ha un carico speciale, che altro può mandare? Festeggiamo l'incontro. Charlie, dà alla signora un secchio di champagne. Champagne sia. Champagne per la signora. Ehi là, sceriffo, ti vogliono alla prigione, c'è un cane arrabbiato. Un cane arrabbiato, tempi pericolosi questi. Non succede mai niente qui. Lo sceriffo spara al cane, nessuno in galera da 5 o 6 mesi. E io che continuo a mangiare polvere. Tempi balordi. Non è come quando faceste quel tiro a Julesburg. Non c'era la legge. Solo questa legge aveva sempre l'ultima parola. E l'avrà sempre. La penultima forse. L'ultima è questa. Dipende da chi la porta. Un momento, Tom, vengo con te. Charlie, mesci cosa vogliono. A lei danne uno doppio per il viaggio. Non fare tardi. Non a questo viaggio. Oh, benvenuto, benvenuto. Cosa ci porta il Babbo Natale? Questo è arrivato con la diligenza. Ah, libri. I sepolcri del pensiero. Longfellow. Beh, siedi, ragazzo, siedi. Grazie, signor Riley, ma non ho molto tempo. Oh, beh, in tal caso non puoi perderlo con me. Ora, se tu cercassi una certa signorina, è molto probabile che la trovi là dentro. Grazie, signor Riley. You look real pretty all rumpled up that way. You look a sight, Jess Harker. Don't tell me you drove those poor mules all the way from Reed Creek at a gallop just to see me. There's no gallop left in those mules. Well, it wouldn't hurt you to sound impatient. Don't young ladies of fashion never wear shoes? Ever. Ever, never. Stop school teaching me, Kathy. And listen, I've got something important to tell you. Turn around. Hai I pantaloni rotti. Può darsi, ma non sono venuto per questo. Te li cucio mentre parli. Katie, me ne vado da questo paese. Quando avrò fatto questo rammendo, ora voltati e sta fermo. You don't understand, I'm getting out of this town for good. Ma il tuo lavoro è qui? Lavoro? Mi chiami lavoro guidare quelle due carcasse? Ma non capisci che devo scappare o sprecherò tutta la vita nella polvere a far la stessa spola? Mentre c'è del lavoro serio nel territorio Wyoming e in California. New lines opening up where I'd be needed. Ai! È arrivata l'ora che qualcuno ti rischiari le idee. Ci vuoi piantare tutti in asso perché ora ti senti un po' abbacchiato. Forse in questo paese non c'è abbastanza vita per te. Ma non ce n'è per niente. E poi un uomo deve andare a trovarsi un posto nel mondo. E qui per me non c'è niente di buono. Jess Harker, sei l'uomo più egoista e presuntuoso che abbia mai conosciuto. Ehi, un momento, Katie. Non prenderla così in tragico. Lo sai che dovunque andrò poi tornerò da te. Potresti arrivare troppo tardi. Vieni via con me, Katie. Non posso, Jess. Lo sai questo. Potresti se mi amassi davvero. Sarei egoista. Altri soffrirebbero. Non si può lasciare tutto e tutti solo perché ti è venuta un'idea improvvisa. Non potrei andarmene così. Hai tante cose tue qui. Io ho i miei piani, Katie. Poi vien l'amante, sospira come mantice. Shakespeare. Tira più che puoi, zio Ben. Non vogliamo che salti questo carico. Sta qui finché non hanno attaccato. Luke è ombroso oggi. È a buon motivo. Signor Creel, posso parlarle un minuto? Non ho mai messo limiti alla conversazione con una bella signorina. Che cosa posso fare per lei, dica? Impedisca a Jess Harker di partire. Questa mi giunge nuova. Si è messo in testa di lasciare questo lavoro e di andare in California o chissà dove. Io so che finirà per diventare un vagabondo, come prima che arrivasse qua.
Non pensa che dovrebbe parlare a Tom Davison di questo? Ha più autorità di me per dare certi consigli. Se gli parlasse lo sceriffo, metterebbe più superbia di quella che ha. Può essere. Ma non capisco perché dovrebbe andarsene da Red Rock. Lei è l'unico che ascolterà. Se ne torni a casa e stia tranquilla. Ho un'idea che forse non è male. Io non so come ringraziarla, signor Crane. No, va bene. Jody, vieni. Vuoi guadagnarti il Michelino? Certo, lei. Beh, ora sta a sentire. Hai trovato il conducente? Sto pensando. Tolgo Thorpe dalla linea Orsett. Ah, allora sopprimi la corsa. Credevo avessi già venduto i biglietti. Una ne dovevo sopprimere. Ma perché non quella di Wheat Creek? Oggi parte a vuoto. E metteresti Jess sulla principale? Ma perché no? Ma non per questo viaggio. Non sarà mica per l'incidente di stamani? No, 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 aveva ragione. È che è ancora certo. Quel ragazzo lo conosco da quando è entrato da noi. L'ho tirato su anch'io. Porta i cavalli meglio di tutti gli altri che hai. Scommetterei che... Ben, Ray vuole che Jess conduca la principale per Silver City. Che ne pensi? Ha bisogno di stagionare. Ma il ragazzo è bravo. Luke si è fatto suo. Con Ray... Ci sarò anch'io e gli starò accanto. Non lo perderò mai d'occhio. Fallo provare. Walker, chiamiamolo qui e parliamoci. Chiama Jess Harker. L'ho già mandato a chiamare. Arriva subito. Mi puzza di complotto. Mi vuole il signor Bowen. Entra, ragazzo. Chiudi la porta. Jess, sapresti portare la principale da qui a Silver City? Saprei. Mi sento di portare qualsiasi diligenza in capo al mondo e più presto di qualsiasi altro. Il primo pensiero di un buon conducente è la sicurezza dei suoi passeggeri e del carico, non il battere primati. No, via, un momento. Luke, il ragazzo lo sa dei passeggeri e del carico, ma crede tu voglia velocità e quindi spara su quella. Giocherà le carte come piace a te. Io e il ragazzo abbiamo fatto un sacco di miglio insieme. Se la dirigenza fosse mia, ce lo manderei. Allora è meglio che vada anche tu, Ben. Avrai un corriere in più per questo viaggio e vuol dire che rischierò. Grazie, signor Bowen, e farò tutto come vuole lei. Io voglio che tu arrivi. Questo non è un servizio qualsiasi, Jess. Avrai il più grosso carico d'oro che abbiamo spedito da Red Rock negli ultimi 5 anni, per $27,000, tutto l'oro di un nuovo filone della miniera. Ora senti, parti da Red Rock alle 3 in punto. Farai un unico cambio qui, a Buffalo Gap, e se riesci a tenerti in orario, sarai a Silver City qualche minuto dopo le 2 del mattino. E nessuno, neanche la banca, saprà che partite oggi, così non ci saranno noie. Datemi quella col manico d'argento. Non ti pentirai della scelta. Una cosa bella è una gioia eterna. Chi? Grazie tante, signor Riley. Grazie. Non si conduce una principale con una frusta buona per 2 muli. Vieni. Commento che oggi ti piacerà anche il sapore della polvere. Jess, non mi dirai che... Certamente. Ce n'ha messo Bowen per decidersi, ma finalmente mi ha dato il mio posto. Adesso faccio l'ispezione. Da questa parte, Waco. Il tuo biglietto è già stato pagato. Oh, Ray, non avrai... Sì, certo. Consideralo un dono di nozze a tua sorella.
Pronto, Jess? Prontissimo, capo. Partenza! Via! Questo che sognavi? Condurre una principale? Viaggiare con te, Reis? Mi metterei a cantare a squarciagola. Stonato come sei, sciuperesti tutto. Abbeverare il cavallo? Accomodati. Ti sei fatto una bella tirata. Va dentro la capanna. Perfetta, orario perfetto. C'è troppa tranquillità qui intorno. Via. Quando è scoperto? Aspetta prima di metterti al lavoro. Tu resta seduto dove sei. Senti puzzo di bruciato? Ancora non lo so. Sta dentro, Waco. Bert! Sei tu, Bert! Portati via la dirigenza. C'è. Lo vedi bene? Tira! Attento, Ben! Jess, vattene! Continuino a sparare. Della posta, prendete questo.
Uncle Ben. Tu sei ferito, Jess. Perché non hai portato via la dirigenza? Non potevo piantarti in asse. Questo è morto. Un po' d'acqua, Jess. No, no, posso parlare. Fortuna che ti hanno solo legato. Quanti erano? 7 in tutto. Non ho potuto far niente, mi hanno preso alla sprovvista. Ne conosci qualcuno? Mai visto in vita mia. Ne ho sentito parlare uno quando ero sotto la dirigenza. E quella voce l'ho già sentita in qualche posto. E dimmi, il capo, l'hai squadrato bene? Sì, lo chiamavano Slater, l'ho visto bene. Uno col viso giallo, con i baffetti. Piuttosto alto, parla un po' a scatti. Ci sono. Ci sono, Race. Un tipo con i baffi rossi. Era quello che parlava con Charlie Etta al salone. E di cosa stavano parlando? Chiedeva di te. Charlie gli diceva quanto eri prezioso per la compagnia. Race, dove vai? Dobbiamo portare la dirigenza a Silver City. Dovere tuo. Fallo questa volta. Ma che intenzioni hai? Non hai bisogno di me. Ne sono rimasti 4. Bowen vuol sapere quanti dei banditi sono fuggiti. 4. Ora fermo, non faccia movimenti bruschi, signor Harker. Vuole sciupare uno dei miei capolavori di fasciatura? Il primo ferito con arma da fuoco qui a Silver City in 3 mesi. Mi ha fasciato tanto bene che non posso muovermi. Un eccesso di zelo in un caso eccezionale. Un paziente tranquillo che non spara addosso. Quanto ci metterà a guarire, dottore? Ho un paio di contusioni qua e là sul sedere e un taglio netto lungo la 4ª costola. Niente di tanto grave che non possano guarire delle bistecche. Bowen, buon notizia di Race Green. Perché non è qui? Dov'è adesso? È al suo posto, dietro i banditi. Quanto le devo per le toppe, dottore? Manderò il conto alla compagnia. La mia coscienza mi lascerà essere più penale. Bowen ti rivuole immediatamente a Red Rock. Dice che potresti seguire lo sceriffo fino a Buffalo Gate. Posso mangiare o devi domandarlo a Bowen? Sembra che tu ancora non riesca a vedere la gravità della cosa. Ero in un posto da cui vedevo bene, signor Morrison. Sono Tex Rafferty, mi manda Tom qui. Tu prendi il baio. Morrison ha detto di fare un po' di strada con noi. La farò tutta, se permette, signor Rafferty. Non dipende da me. Molto, Tom. Sempre troppo. Stai meglio di quel che credessi? Sì, sì, sto bene. Mi fa molto piacere. Bowen è ansioso di parlarti.
Io non torno ancora. Race là fuori solo. Io vengo insieme a voi. Puoi fare quello che vuoi. Tutti pronti? Andiamo. Borsa in cui c'era l'oro. Andavano di fretta per lasciarla sulla pista così. Sì, anche noi. Va bene, ragazzi, avanti. Hai mai visto quello a Silver City? Lo conosci, Bear? Sì, è proprio uno di quelli. Race li ha trovati, eh? Già, Race l'ha visto. Vuoi portartelo dietro? No, andiamo dietro a quelli vivi. È qui che si sono divisi. Tex, tu e i tuoi prendete a sinistra. Il resto rimane con me. Andiamo. No, guarda. Vuoi farti ammazzare? Su, andiamo. È in quel cespuglio. Andiamo a prenderlo. Resta dove sei. Lui è in grado di vederci molto meglio di noi. Sta giù, ti dico. Ce ne staremo qui finché non è comodo di uscire? Bert. Tu aggiralo da quella parte. Cal, tu da sinistra. Dai fuoco alla siepe. Il resto si sparpagli e state bassi. Può uscire sparando. Non aver tanta smania di usare quel catenaccio. Ha paura per la sua salute? No, ma parlerà molto meglio se non sarà morto. Già abbastanza imputazioni di omicidio. Ci farà tutti fuori, Tom.
Ci sono 7 canne che ti aspettano qui, giovanotto. Se esci con brutte intenzioni. Deve essere quasi arrosto ora. Dovrebbe saltar fuori. Mi arrendo! Sempre cani arrabbiati? Ho visto il fumo e sentito gli spari. Ne abbiamo affumicato uno mancato da te. Per due che non ho mancati. Cosa ne fate di questo? Ci dovrà dire dov'è Slater. Una bella tempra di traditore quello Slater. Ci sono $4,000 in questa tua borsa. Quelli rubati dalla diligenza erano 27,000. Slater è furbo. Sceglie un buon posto per un colpo e poi sistema tutto in modo che possa scappare uno solo. Mentre gli altri fanno i conti con lo sceriffo, lui c'è la fila dalla parte opposta. Dove era diretto? Proprio come l'aveva pensata Slater. Saresti morto nella tua trappola prima di poterti mettere al sicuro. Stai perdendo tempo. Dov'è andato? Dove? Dove? Al nord, nella zona di Niddleston. Vuoi stare all'ombra per un po'. Qual è il posto preciso? Non lo so, ha detto che andava al nord. No, verso il Niddleston. Aspetta! Mi quadra. Cacciandosi laggiù sarà introvabile per mesi. Di te non abbiamo più bisogno. Sistemiamolo! No, Reis. Lo riporto a Red Rock per processarlo. Ma perché? Ci ha detto tutto, impicchiamolo. È giusto. Il mio laccio, ragazzo. Fermo dove c'è. Yes. Hai 4 voti contro. La ragazza, i passeggeri e lo zio Ben. Lo prendo io. Non provarci. Lascia fare la legge. Lo terrò dentro finché non verrà il giudice. Forse allora avremo anche Slater. Legalo su un cavallo. E come pensi di acciuffarlo? Aspettandolo in panciolle sulla poltrona del tuo ufficio? Non starà rintanato lassù in eterno. Lascia che si stufi. E poi lo acciufferemo. Fa a modo tuo, ma io non aspetto. Io vengo con te, Reis. No, Jess. Tu torni a Red Rock con me. Stai qui con lui, ragazzo. Su, monta a cavallo. Reis! Io non capisco. Prendi la cosa come un fatto personale. Cosa c'è sotto? Sembra tu nasconda qualcosa. Sì. Nascondo un mio errore madornale. L'aver informato Slater dell'oro. Ma come l'hai informato? Non l'avevi mai visto? Ma lui vide me e mi sentì spettacolare nel bar di Charlie. Charlie capì che c'era in aria qualcosa di speciale. E Slater lo fece cantare. Beh, ammesso che sia vero, non potevi far nulla quando ti attaccarono. Poteva, Jess. Che vuoi dire? Non era maturo per quella linea ed io l'avevo imposto. I miei sbagli uccisero zio Ben, Waco, e per questo vado a prendere Slater. Domandavo, Tom, e se Reis tentava di prendere il prigioniero? Non gli avresti sparato, vero? Far fuori uno come Reis per salvare un bandito. Reis è il mio migliore amico, ma crede sempre di avere la legge nella fondina. Deve capire che sbaglia. C'è qui Jess Harker. Avanti. Ce n'è per $12,000.
Tom e io abbiamo portato uno dei banditi. Reis ne ha fregati due. Ne è rimasto uno solo. Finalmente ti sei deciso a ritornare. Non sembra in cattivo stato. Sono come nuovo, signor Bowen. Ma poco pronto ad obbedire agli ordini. Ti si era detto di tornare due giorni fa. Sì, signore. Almeno hai portato un buon pretesto. Ora, che è successo a Buffalo Gate? Morrison le avrà detto quasi tutto. Devi riempire le lacune. Quando arrivasti là? Alle 5. In perfetto orario. E poi? Il cambio fresco ci aspettava, sembrava tutto normale. Ma Reis sentì che qualcosa non andava e mi disse di portare via la diligenza. Poi loro cominciarono a sparare. Come, Reis ebbe tempo di avvertirti? Sì, signore. Anche l'ultimo dei mozzini stalla su questa linea sa che il suo primo dovere è proteggere i passeggeri. Dovevi fuggire al primo segno di pericolo senza che ti si dicesse. Ma tu non ci hai nemmeno pensato. Neanche quando ti è stato detto. Avrei dovuto lasciar lui nel pericolo? Non eri pagato per proteggere Reis. Ma questo non è il lavoro per ragazzi. Ritira la tua paga dal cassiere. Papà dice che le lacrime non riportano il latte nel secchio. Perché non mangi la tua cena e non cerchi di dimenticare? Gli ho detto che non potevo lasciare Reis, ma non ha sentito ragioni. M'ha sbattuto fuori e basta. Katie, tu lo capisci perché sono restato. Anche tu pensi che abbia sbagliato. A volte è molto difficile dire cosa è giusto o sbagliato. Beh, se tu hai ragione, e Bowen ha ragione, i passeggeri li ho uccisi io. Tutto quel che è successo è colpa mia. Jess, è anche colpa mia. Io chiesi a Reis di darti quel posto per impedirti di andartene. Allora anch'io sarei responsabile. Nessuno è responsabile. Tranne me. Jess, ora cosa farai? Non lo so, Katie. Proprio non lo so. Hai da fare? Io no, siediti, Jess. Sai, Bowen mi ha licenziato. Smetti di compatirti, Jess. Hai fatto un grosso sbaglio. Bowen non può concederti un'altra prova e dovevi aspettartelo. Io non mi aspetto niente da lui. Che ti aspetti da me? Un posto. Voglio un mezzo per rimediare ai miei sbagli. Rifiutasti di obbedire a Reis, è vero? È vero. Sapevi che era nell'interesse dei passeggeri della diligenza e non l'hai ascoltato. Il compito di Reis era di restare in mezzo al pericolo. E lui restò. E lo era di zio Ben. Anche lui restò. Qual era il tuo compito? Pensare alla diligenza. Quando Bowen ordinò di tornare, che facesti? Non tornai. Cosa? Ho detto non tornai, io... Ebbi torto. Torto marcio. Facesti quel che volesti perché non eri abbastanza uomo per capire la tua responsabilità. Con che coraggio io dovrei appuntarti la stella sul petto? Va bene, Tom, ho sbagliato. Ho sbagliato tutto quel che ho fatto. Lo so e me ne vado. Ho pensato che forse tu avresti potuto aiutarmi a riparare. Anche in questo ho sbagliato.
Jess. Il lavoro che farai non sarà leggero come questa stella di latta. Hai già fatto due sbagli. Non farne altri. Ehi, Tom. Una domanda. Sì? Non è per lamentarmi, ma... quanto pensi che saremo seduti qui ad aspettare che Slater lasci la tana per potergli correre dietro? La legge ci va piano a volte, Jess. È come pescare. Non puoi fare altro che mettere l'esca e tenere l'amo in acqua. Tieni. Sono sceriffo Davidson. Sono io, Davidson. Che posso fare per te? Mi chiamo Horner. Jay Horner. Ho un ranch sulle colline a sud di Middleston. Non vengo troppo in città. La gente mi dà sui nervi. E perché sei venuto questa volta? Forse ho un'informazione che vi serve, ma non è gratis. Come faccio a sapere che serve prima che parli? Io non parlo per niente. Quanto vorresti? Voglio pagato il tempo perduto. Non mi faccio tutta la strada giù da Middleston per niente. Mi ci vogliono sei pezzi. Uno si ferma a casa mia stamani, a piedi. Dice, il cavallo è morto, ma lasciato a terra. Compra un cavallo e un asino. Dice che è un cercatore, va nella terra dell'oro. Però mi paga troppo. E non discute neanche sul prezzo. Paga contanti. Mai visto contanti a un cercatore. Mai visto uno a cavallo. Sempre a piedi, con l'asino per la cavetta. Che aspetto aveva? Il vestito era quello, però era troppo pulito. E poi oro non ce n'è lassù. Forse aveva dei baffetti? Neanche un pelo. La prima cosa che avrà fatto sarà stata toglierseli. Aveva la faccia gialla? Non me lo ricordo. Capelli rossi come una macchia di more. Seguo le tracce. Rifaccio la strada. Trovo una caverna. Nessun cavallo morto. Nessuna impronta di ferri. Sei un uomo fino. Hai osservato da che parte era diretto dopo che ha comprato gli animali? Non sono nato ieri. Neanche ieri l'altro. Il cavallo che gli ho venduto aveva dei ferri speciali, facili a seguirsi. Le impronte erano dirette verso nord-est, verso la montagna del Corvo. Ci ho portato la mandria una volta. Ci passa vicino una vecchia pista indiana, diciamo che al nord di Coscri. Sei dollari guadagnati bene, caro Orne. Lo dicevo io. La terra dell'oro è dietro questo monte. Slate forse andrà là per avere una concessione. Come cercatore potrà trasportare tutto l'oro che vuole indisturbato. E magari usando le diligenze della compagnia. Sì. Tu eri sicuro che avrebbe abboccato all'amo? Sì, ha abboccato. Ora dobbiamo tirarlo a terra. Proprio come ha detto, sono ferri tutti speciali. Va verso nord-est. Ha deciso di alleggerirsi. Si sente seguito. Ci avrà visto venire su? Sì, noi e qualcun altro. Pensi che possa essere Race? Ci vuole poco a pensarlo. Allora è giusto che Slater abbia paura. Credi che abbia lasciato anche la borsa dell'oro? Non esageriamo.
Gli stessi ferri. È meglio andare a piedi anche noi. È su quelle rocce lassù. Sei tu là in cima? Sei in ritardo, Tom. Ho incastrato Slater su quelle rocce e ora vado a trovarlo. Ci andiamo tutti. Lo voglio vivo. Sarà un po' difficile. Quella roccia è proprio a picco sul lago. Restate lì voi. A coprire il lato destro. Vado su a piantarmi fra Race e Slater, io. Jess, uno di noi deve arrivare su da Slater prima di Race per impedirgli di ucciderlo. È arrivato in cima! Non sparare, è già ferito.
Getta il fucile. Mi dispiace, Reis. Guarda se trovi dove ha lasciato l'oro mentre lo tiriamo su. Andiamo. Ehi, tu! Torna l'orecchio, non c'è lì! Hanno preso il bandito, eh! Ah, sì! E Slade! Ha ucciso zio Ben e anche Wayne! E altri due! Quella carogna ha vissuto anche troppo! Tiriamo fuori anche l'altro verme dalla prigione! Ma non è poi tanto alto per averne ammazzati quattro! Sembrerà più alto sospeso un cappio! Ehi, Tom! Ho una corda nuova di secco per lui! Ma prendiamoli tutti e due allo stesso alto! Che cosa aspettate? Che vi scappino! Portiamolo dentro, Dodd! Vada, è finito, Dot. Ha una gamba un po' rigida. Presto avrà il collo rigido. Avanti, signore. Attento allo scalino. Coraggio, ragazzi. Fate largo. Dot deve portarlo in cella. Ma cosa ti serve una cella, Tom? Basta un solido ramo d'albero. Va a casa da tua moglie. Sarà impiccato dopo il processo. Non servono processi. Processo per sprecare tempo e quattrini. Acchiappiamole e andiamo. Silenzio, ascoltatemi tutti. Piantatela di dire idiozie. Qui non si impicca nessuno finché non lo deciderà un giudice. Noi non aspettiamo nessun giudice, Tom. Lui non ha aspettato per zio Bene e per gli altri. Mettili il collare. Non vi chiedo di aspettare molto. Il giudice arriverà domattina. E poi lo impiccarete come vorrete. Ora dici che arriva domani quel baccucco di giudice. Ma non doveva venire fra due settimane. Ho detto che sarà qui domattina e vi sarà. Ora va a casa a mangiare. Questo valga per tutti voi. Cosa ne dici, Reis? Tom è quello che deve decidere. Jess, porta dentro quella borsa. Subito, Tom. E sarà bene che andiate a letto presto. Domani c'è chi dovrà fare il suo dovere di giurato. Vieni via, Reis. Vieni con noi, Ray. Non c'è bisogno di me. Fortuna che il giudice viene domani. Non viene, ma spero di tenerli buoni finché non arriva. Ah, Dodd, va subito all'ufficio di Bowen. Mettiti al telegrafo e trova il giudice. Forse sarà Sheridan o Silver City, che corra qui prima che il giudice Lynch lo preceda. Ah, Dodd. Porta quei sacchetti con te. Questo non è posto sicuro da tenerci loro. Che faccio io? Procura del mangime e qualche coperta. Ci accampiamo qui. Ne avresti risparmiate noie riportando Slater piegato in due su una sella. Tom ha le sue idee. Certo. Sfamarli, tenerli caldi. Trattali bene, Charlie. Li sfama a domicilio, quei maledetti. Non riuscirebbero a inghiottire con un cappio al collo. E poi coi processi non si sa mai. Uno è colpevole, impasticciano le cose con gli avvocati e magari salta fuori libero. Già, come quello del Montana l'anno scorso. Che stiamo ad aspettare? Siamo abbastanza qui per sistemarli ora. No, ho forse più motivi di tutti voi per volerli impiccare. Tom ha detto che il giudice verrà domani e aspettiamo. Morrison dice che il giudice non è ancora andato a Silver City, non ne sanno nulla. Beh, prova Sheridan. Chi è? Apri, sono io, Jeff. Hmm.
Accidenti. Katie vuole essere sicura che non moriamo di fame. Come va il villaggio? Calma. Tranne al bar che è pieno zeppo. Affogano la delusione. Ma resteranno là? Se il whisky non ce li manda qui. Stai preparando degli argomenti solidi. Meglio essere prudenti. Saranno un po' agitati domattina. Specialmente quando il giudice si farà aspettare. Pensi che Dodd lo rintraccerà? Ho smesso di pensare. Spero. Il giudice dice che ha un processo a Sheridan domani. Non sa quando può venire. Ma deve venire. Luke, credi che sarebbe meglio portare qui Tom? Sentendo lui è più facile che si muova. Sì, questo è vero. Tienlo in linea. Chi era? Sono io, Bowen. Ti devo parlare, Tom. Viene. Chi l'ha detto? L'ho sentito io, l'ho sentito per telegrafo. Bowen è andato da Tom. Tom ci sta portando in giro. E ora che farai? Li lasci là al calduccio finché non viene il giudice? Io ho aspettato anche troppo. E tu che fai, Reis? Andiamo a prenderli. Sembra mi sia sbagliato sul conto di Tom. Charlie, comincia a spegnere le altre lampade. È meglio che ti sbrighi. Ti lascerò qui solo per qualche minuto, Jess. Hanno spento le luci al bar e tutto è più che tranquillo. Arrivo qui di fronte. Se c'è qualcosa, torno subito. Sono in mano tua, Jess. Tieni la porta sprangata e non far entrare nessuno. Certo, Tom. Al giudice Webb che se non viene domani non gli resterà nessun prigioniero da processare. Dice che parte stanotte per Red Rock. Grazie per l'uso del telegrafo. Prego. Fermo, Tom. Ora tocca a me. Ti dico che ho parlato io col giudice per telegrafo. Adesso è già per strada. Legalo là. Jess è là dentro solo, Reis. Vuoi metterlo fra due fuochi? Between a bloodthirsty mob and a prisoner. Jess si farà da parte. Lui la pensa come me. Non ci contare. Jess lavora per me ora. Lavorava per Bowen a Buffalo Gap. Restò con me allora, e stanotte non sarà diverso. Cacciagli questo in bocca. Il risparmio di sciogliere i nodi.
apri, Jess. Ti do il cambio. Alzati, apri la porta. No, Race. La porta resta chiusa. Non fare il pazzo, figliuolo. Siamo venuti a prenderli. Apri la porta, file, sarai a posto. I prigionieri sono in mano della legge. Manda tutti a casa. Non perdere tempo, Race. Avanti, buttiamoci dentro. Fuori, ragazzo. Tom e Dodd non tornano, sei solo. E non hai bisogno di metterti nei guai. Ora apri quella porta, come ho detto. Ho i prigionieri in consegna. Il giudice arriverà domattina. Di che aspettino, Race? Il giudice non viene. Tom ci ha mentito e tu lo sai. Ma dov'è la tua intelligenza? Tu non sei tenuto a crepare per un paio d'assassini. E hanno ucciso i tuoi passeggeri. Quello non esce, Race. Perdiamo del tempo. Per l'ultima volta, Jess. Vuoi venire fuori? Non posso. Devo restare. Basta con le chiacchiere. Ma sì, basta con le chiacchiere. Avanti, apriamoci la strada. Ormai non li ferma più nessuno. Non si sa come può finire. È meglio andare a togliere quell'oro da là. Prendi le mie bisacce. Allontanati dalla porta o ti farai male. Facci uscire di qui, ragazzo. Ti fanno a pezzi. Oh, così non ci si fa. Forza con le asce. Non li fare entrare. Ecco. Apri, sì, o ci ammasseranno come topi in gabbia. Dacci delle pistole, che ti diamo una mano. Signor Bowen! Signor Bowen! Giù quell'arma, Jess. Hai fatto più di quanto Tom poteva aspettarsi. Fermati, Race. Se ti avvicini, devo spararti. Ma sono io, figliuolo. Race, non puoi spararmi. Prendili le chiavi delle celle. Dammi le chiavi, Jess. No, Race, ti prego, fermati. Ti sei fermato. Non muovetevi. Avete quattro canne alle spalle. Fermi dove siete. Ve ne troverete bene. Tu, chiama il dottore. Potete andarvene tutti. Non c'era altro da fare, Jess. Non si è voluto fermare. Continuava a venire avanti. Non t'ha lasciato scelta. Avrei fatto lo stesso. Non si può mai dire cosa ha in corpo un ragazzo. Entra. Perché sei passato senza guardarmi? Credevo che non volessi vedermi dopo quello che ho fatto, come tutti. Ma cosa hai fatto? Era giusto, hai impedito un linciaggio. No, lo capisco. Non posso più star qui, Katie. Devo andarmene. E io verrò con te. Ehi,
Parti? Me lo immaginavo. Però fatti vedere da Reis prima di partire. Proprio non posso. Hai fatto qualcosa di più difficile alla prigione. Salve, Jess. Guarirai presto, Ace. Non vedrai mai un buon corriere morire a letto. Però tu mi sei mandato molto vicino. Non ho tirato a ferirti, Ace. Ho tirato a fermarti ad ogni costo. Allora, fortuna che mandi le diligenze più dirette delle pallottole. Non mi hai insegnato tu? Ti dispiace se dormo un po', figliuolo? Sono un po' stanco. Certo, Reis. Il suo biglietto, signore? La moglie del conducente viaggia gratis. Solo in luna di miele, eh? Addio, cara. Addio. Ehi, Jess! Sventato! La dimenticavi! Pronti a partire, capo? Va pure, Jen! Tutte le cose cambiano, che di natura è legge. Andò a dormire bambino, un uomo si svegliò.